Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi 8 marzo, auguri a tutte le donne, anche se vedrete questo video dopo. Vi auguro comunque di passare una bella giornata. Io oggi ne ho approfittato, ho accompagnato Chiara a scuola per andare a fare spesa alla Lidl, come avete visto. E vicino a scuola di Chiara, quindi quando posso ci vado. Il frigo piangeva letteralmente, quindi urgeva fare la spesa. Avevo in realtà montato la fotocamera, ma si è scaricata, quindi mi vedete col cellulare. Non so neanche se dove guardare dal cellulare, perché di solito registro con la fotocamera, quindi se mi vedete che ho gli occhi un po' strani è per quello che non so dove guardare. Fa veramente caldo, siamo passati dal freddo totale al caldo, infatti mi vedete con questo maglione, ma sto letteralmente morendo dal caldo e quindi mi sa che dopo per andare a prendere Chiara lo cambierò, metterò qualcosa di più leggero. Aspetterò un paio di giorni per vedere se si mantiene bello il tempo, perché pensavo di cambiare un po' la disposizione nell'armadio. Io non faccio il cambio stagione perché ho tutto, diciamo, nell'armadio, sia stagione estiva, primavera e inverno, ho tutto in un unico armadio, soltanto che in base alla stagione cambio un pochino la predisposizione, la posizione degli abiti, e quindi pensavo di aspettare un altro paio di giorni e poi mettere all'insù i maglioni, i maglioncini più primaverili, perché fa veramente caldo. Però aspettiamo un altro pochino perché ieri sera, quando sono tornata da lavoro, piovigginava, quindi aspettiamo un po' perché il tempo è ballerino. Da quello che vedo, aspetto giusto un altro paio di giorni. Ora vi faccio vedere velocemente cosa ho comprato da Lidl, vi metterò i prezzi qui da qualche parte come al solito e noi ci vediamo dopo. Ho preso questa spalla cotta di prosciutto, due confezioni, perché voglio farci degli involtini stasera, magari poi vi farò vedere come li faccio. All'interno degli involtini metterò questa provoletta, quindi ho preso anche questa qui. Ho preso queste carote, una ciambellina per Chiara, formaggio spalmabile, questo qui della Milbona, 200 grammi. Ho preso anche questa crema della Sienne per pelli normali, notte. Io la utilizzo di sera, c'è anche quella giorno, era in offerta, quindi se la utilizzate, vi consiglio di andarla a prendere perché era in offerta a 2 euro e qualcosa quando costa 3,20 euro, 3,50 euro, non mi ricordo. E comunque, c'è anche quella giorno in offerta. Scusate se traballate, ma sto continuando a registrare col cellulare, portate pazienza, ma la videocamera non si vuole ancora accendere. Ho preso anche questi finocchi bio 500 grammi. Queste cotolette di tacchino e pollo 400 grammi erano in offerta. Ho poi preso per la prima volta queste stuzzichelle gusto bacon, 6 confezioni all'interno, della marca Certosa. Non le ho mai prese, come vi dicevo, ma avevo bisogno di qualcosa da portarmi al lavoro di veloce, da sgranocchiare, e quindi ho pensato a queste qui. C'era anche un altro gusto, mi sembra ketchup o pomodoro, non lo so, e però io ho preferito prendere queste qui, vi farò sapere poi come sono. Ho preso questa mini colomba con gocce di cioccolato della marca Favorina, per Chiara, magari ci fa merenda o colazione. L'abbiamo già provata, nei giorni scorsi, e devo dire che ha molto apprezzato Chiara. È molto molto buona da quello che ha detto lei. Io sinceramente non l'ho assaggiata, però mi fido di lei. Ho poi preso questo formaggio grattugiato italiano degli antichi maestri. All'interno troviamo 100 grammi di formaggio cotto di tacchino con olive, questo lo prendo sempre, era anche in offerta e quindi ne ho approfittato. A me piace molto per un pranzo veloce quando sono sola, quindi mangerò, mi sa che lo mangio oggi questo qua, mangerò questo con qualche verdura vicino, che ora penso magari farò i finocchi, e poi un po' di pane. Ho preso questi ovetti di cioccolato, queste palline di cioccolato, cioccolato bianco, per quando viene qualche ospite, della marca Favorina. Cubetti di prosciutto
200 grammi, sono divisi in due confezioni, 200 e 200. Poi ho preso 3 yogurt alla cuori di iceberg, la confezione da 200 grammi, quella già pulita. Sta cadendo la busta, perdonatemi. Un pacco di pasta, questa è qui con chigliera in offerta, 500 grammi, della marca Combino, scusate. Ho preso poi due di questi qua che noi adoriamo, ogni tanto li mangiamo di sera, questa è la versione pasquale. C'era sia questa qui in giallo, che sarebbe quella lì con davanti il cioccolato bianco e dietro il cioccolato al latte, e poi c'era la versione azzurra che fanno anche na a Natale, nel periodo natalizio, che è solo cioccolato al latte. Ogni volta che li trovo li prendo sia a Pasqua sia a Natale, però stavolta ne erano rimasti veramente pochi pochi pochi, nel dubbio se li portassero o no di nuovo, ne ho presi due, sono molto molto buoni. Ho preso due confezioni di hamburger di tacchino, era in offerta anche questo. Ho preso poi questa carne macinata che andrò a congelare, l'ho presa in ribasso, diciamo del 30%, tanto la farò comunque nei prossimi giorni, quindi resterà congelata giusto un giorno o due, non di più. Ho preso poi questo yogurt dringa alla fragola che piace a tutta la famiglia, e all'interno volevo farvi vedere, c'è 500 grammi di prodotto. Ecco, è caduta la busta. Due mozzarelle. Aspetta perché la raccolgo. I biscotti a Chiara per la colazione, anche questi erano in offerta, 700 grammi. Ho preso poi queste tre baguette che andrò a congelare, cioè metà ne mangiamo oggi, io, Chiara e mio marito, stasera. E poi il resto lo andrò a congelare. Ho trovato anche questi muesli in offerta e mi ispiravano e quindi li ho presi. Ho preso poi questi cuori di carciofi 300 grammi, questi li abbiamo già provati, sinceramente preferiamo quelli di Scusate, preferiamo quelli di MD, ma questi qui costano meno e ogni volta che vado da Lidl li prendo. E non sono male, però vi ripeto, noi per gusto personale preferiamo quelli di MD, ma costano di più. Una passata di pomodoro, 700 grammi. Piselli fini della marca Frescona, 1 kg, surgelati, anche questi. Ho preso un pesto alla genovese da fare magari sabato a pranzo, perché bisogna fare qualcosa di veloce, dato che poi devo andare al lavoro, e quindi ho preso questo pensando possa essere un'alternativa veloce. Ho preso l'aceto bianco, questo qua, che mi dimenticavo sempre di comprare, e oggi finalmente mi sono ricordata. Ho comprato poi per finire questo WC5 piatti, pulito e fresco al gusto, diciamo gusto lime, 2 litri e 5 di prodotto, 2 litri e mezzo di prodotto, e non è la prima volta che lo compro, è veramente ottimo, ve lo consiglio. Poi magari farò un video recensione dei detersivi finiti e ve lo mostrerò più nel dettaglio, ma vi anticipo che è veramente ottimo questo prodotto qui.
Brava. Siamo al giorno dopo, scusate la mia faccia, ma stamattina è stata una mattinata delirante, non ho avuto neanche il tempo di truccarmi come di solito faccio. Ho messo solo un po' di cipria, la matita e basta. E sono veramente in alto mare perché Chiara stamattina ha fatto i capricci, stranamente che non voleva andare a scuola. Poi alla fine sul tardi si è decisa e ho corso come una matta per accompagnarla a scuola. Sono saltate alcune cose che dovevo fare e nulla, sto cercando un attimino di recuperare, ma la vedo difficile oggi. Quello che non riesco a fare, poi lo farò domani, perché poi più tardi devo andare anche al lavoro. Ieri mi è arrivato un pacco di Shein. In realtà il corriere si è anche spaventato perché avevo preparato un biglietto da lasciargli giù perché dovevo andare a prendere Chiara e mi diceva che la consegna era da mezzogiorno e 10 fino alle 2 e qualcosa. E con la paura che non mi trovasse, perché era un pacco che aspettavo da 2 settimane di Shein, avevo preparato questo biglietto chiedendogli gentilmente se poteva bussare a qualcun altro e farsi aprire il cancello per metterlo all'interno del palazzo. Ma appena sono uscita, cioè non ho neanche aperto il portone, che l'ho visto comparire vicino al citofono. E io proprio entusiasta, mi sono fatta prendere un po' dall'entusiasmo, forse troppo, e lui si è un po' stranito. Però ho avuto questo pacco, me lo sono portata poi dietro. Ora vi faccio vedere le due cosine che abbiamo preso. Questo è quello che mi è arrivato. Allora, questi due pantaloni per Chiara, ve li faccio vedere così in modo molto veloce, e questa magliettina. Questi due, speravo in realtà che il pacco mi arrivasse un pochino prima, dato che fino a 2 o 3 giorni fa, scusate, è suonato il timer, fino a 2 o 3 giorni fa del forno, perché ho messo il timer per regolarmi su quando finisse la lavatrice. E vabbè, comunque, chiusa parentesi, mi aspettavo che il pacco arrivasse un pochino prima, e invece sono 2 o 3 giorni che fa caldo e quindi non so se questi qua li metterà e se poi andranno quest'inverno. Insomma, vediamo come si mettono un po' le temperature e decido cosa fare, perché sono belli imbottiti, come vedete. Questo qui lilla con l'elastico sul fondo, e poi ho preso sempre con un po' di elastico sul fondo questo qui grigio. Anche questo bello felpato, e non lo so, sono rimasta un po' fregata per via del tempo, però vediamo se riusciamo a metterli l'inverno prossimo oppure li rimando indietro. Insomma, non lo so, vediamo come si mette la situazione anche in base al tempo. E poi ho preso questa magliettina per portarmi un pochino avanti con gli acquisti primaverili, dato che Chiara non ha nulla di nulla. Ho preso questa magliettina leggera all'interno, non è felpata questa qui, molto molto carino. E per passarci il tempo abbiamo preso questo qua. Come avete visto anche nelle clip precedenti, abbiamo preso questa tela, chiamiamola così, con questo disegno qui dei panda, dove bisogna attaccare tutti i brillantini. Qui c'è tutto il necessario. Ho preso un altro set in più e un'altra colla in più perché non sapevo se bastavano, e poi siamo in due, quindi io e Chiara. E un set di penna e colla è uscito già dalla tela, insomma dal pacco dove c'era la tela con tutti i brillantini, e un altro set l'ho preso per farlo insieme. Insomma, una penna è uscita già da qui, non so se mi sono spiegata, una penna era già uscita da qui, però io per farlo insieme a Chiara ho preso un altro set con un'altra penna, e devo dire che è molto rilassante. Abbiamo già iniziato qui, mi sa che ce ne vuole per finirlo, ci vuole tanta tanta pazienza, e vediamo un po' in quanto tempo lo finiamo. Credo che ne prenderò altri perché sia a me che a Chiara sta piacendo tanto farlo. E questa è la penna che ho preso in più, mentre questa rosa è quella che è uscita con la tela. E poi ci sono tutti i brillantini che ho anche appoggiati da un'altra parte, insomma. E poi la vaschettina con la colla.
la vaschettina dove si appoggiano tutti i brillantini. Molto molto carino. Qui mi sto portando avanti con la cena di stasera. Ho fatto delle polpettine che poi metterò nel sugo che sta cuocendo. Mi sa che devo anche un po' abbassare la fiamma. Ecco qua, e così stasera mangeremo polpettine col sugo di pomodoro e l'insalata, perché io torno tardi, quindi cucino io per la sera, così loro mangiano, mio marito e Chiara mangiano prima e io poi dopo quando arrivo trovo già tutto pronto. Gli involtini di prosciutto che ho fatto ieri, che vi ho fatto anche vedere come li facevo, sono venuti veramente buonissimi e sono semplici, semplici da fare, come avete visto. Se li provate, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. La prossima volta voglio provarli anche mettendoci i fagiolini all'interno, magari scamorza fagiolini e poi li chiudo. Vediamo un pochino, sperimentiamo. E io credo di chiudere qui questo video perché sta diventato troppo lungo e poi magari vi annoiate. Spero comunque di avervi tenuto un minimo di compagnia. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!